Quanto è costato restaurare questo teatro e il, diciamo, il polo, il centro museale del Nervia? In cosa consiste una breve panoramica di quelle che sono? Allora, il restauro è costato 1,5 milioni di euro, finanziati da Ales, oggi Ales ex Arcus, ed è stato quindi un restauro impegnativo. Oggi, da febbraio 2018, l'area archeologica è passata dalla consegna della soprintendenza, è passata al polo museale della Liguria, che con la riforma del 2014 sono queste realtà di musei statali estremamente importanti sul territorio, che hanno come obiettivo quella di creare sinergie e reti territoriali con anche le altre istituzioni, con i comuni, la provincia e altre istituzioni culturali che operano sul territorio. Oggi apre e potrà essere utilizzato per cosa? Allora, oggi apre innanzitutto regolarmente come visite guidate, come percorso di visita all'interno dell'area archeologica, quindi seguendo l'orario di apertura del museo, dell'antiquarium di Nervia, e poi ci saranno occasioni particolari di spettacoli. La stagione teatrale del 2018 è per natura contenuta, perché aprendo il 7 agosto abbiamo deciso proprio di concentrarci sull'agosto del 2018, quindi un agosto romano, con uno spettacolo, il primo si apre, si inaugura il 10 agosto con la messa in scena dell'Aulularia di Plauto, promossa da Lunaria Teatro. Il 14 agosto uno spettacolo di musica, teatro e cultura all'interno della rassegna Liguria delle Arti, poi il 19 agosto il concerto tributo dei Pink Floyd, per chiudere proprio l'ultimo giorno d'agosto, il 31, con uno spettacolo di poesia e teatro. Quanto sono durati i lavori? I lavori sono durati a partire dal 2012, si sono chiusi effettivamente oggi.